troviamo a Chezzigono, in provincia di Reggio Calabria, un comune di 8.000 abitanti. E oggi siamo qui su questo campetto sorto su un terreno confiscato all'Ndrangheta, precisamente alla famiglia dei Crea di Rizziconi. Oggi è una giornata molto importante per questo territorio e per l'intera piana di Gioia Tauro, perché la nazionale di calcio italiana viene ad allenarsi qui. E questo è un gesto concreto di impegno solidale nella lotta alle mafie. Sono Rashid Berladi, il coordinatore dello sport di Libera Palermo. Siamo appena arrivati per giocare questa partita della vita, che è una cosa molto importante, è un segnale molto importante da parte della nazionale, ma soprattutto spero che possa essere un trampolino di lancio per i ragazzi che ho portato ad assistere a questo allenamento. L'appello che posso lanciare in questo momento è quello di dare la possibilità anche ai giovani di avere uno spazio dove poter giocare. Purtroppo in un quartiere grande come lo Zen, di 20.000 abitanti, non c'è nemmeno un giardino dove poter giocare a pallone, quindi spero che questa cosa dei terreni confiscati possa essere anche un altro esempio per la Sicilia e per Palermo. Dobbiamo riflettere un attimo insieme, se no rischiamo di non dare il vero senso a questo momento, a questa festa. Attenzione, questa è la terza volta che noi inauguriamo questo campo, perché nell'arco di questi anni è stato a volte distrutto, si è dovuto ricominciare da capo. Quindi o ci impegniamo tutti a fare in modo che venga tutelato questo campo, o se no abbiamo perso un'occasione, perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi, incominciando da voi, da tutti noi, da tutti noi. Secondo, attenti, voi, grazie, fate un segno meraviglioso. Il potere dei segni contro i segni del potere mafioso. Questo è il segno della positività che risponde ai segni delle mafie, non solo della 'Ndrangheta. Terzo, ma qui c'è un pericoloso errore. Le mafie non sono solo in Calabria, sono in tutta Italia, in tutta Italia. A Torino hanno ucciso il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia anni fa. Badoletti è stata commissariata per infiltrazione mafiosa. Il problema delle mafie
attraversa tutta l'Italia. La attendi, la lotta alla mafia la si fa sui propri territori, ma che piaccia o non piaccia a qualcuno, la si fa innanzitutto a Roma. La lotta alla mafia la si fa nel Parlamento, con le leggi giuste. Quarto, gratitudine al lavoro della magistratura, delle forze di polizia, di quelle istituzioni pulite. Gratitudine, ma le mafie non moriranno mai se non si affronta il problema delle politiche sociali, incominciando dal lavoro, tutelando quelli che ce l'hanno e lo stanno perdendo. E l'ultima cosa, lo sport può portare un contributo? Certo, voi col vostro esempio. Con dei comportamenti etici avete una grande responsabilità verso questi ragazzi che vi ammirano e vi osservano. Noi non vi lasceremo mai soli, ma la Lega Italiana del Calcio entri a far parte di Libera, che la rete nazionale che ha messo insieme 1600 realtà nazionali di tutti i tipi, perché la lotta alla mafia dobbiamo unire forze e energie, non ci sono etichette e non devono essere i colori politici, dobbiamo lavorare tutti insieme. La nazionale di calcio è per la far parte di Libera, di questa rete nazionale. Lo sport può dare un grande contributo. Voi sapete che qui vicino ci sono due società calcistiche che sono state confiscate alla mafia, perché la mafia vi c'è entrata, ha usato la storia di questi ragazzi, si è infiltrata. Noi dobbiamo fare in modo che lo sport sia uno sport trasparente, libero, onesto, pulito. Diamo un calcio alle mafie, alla corruzione, all'illegalità, all'evasione fiscale. Mettiamo in fuori gioco le mafie. E non dimenticate mai che la speranza vuol dire opportunità, la speranza vuol dire progetti veri per la gente, la speranza vuol dire cultura, perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Ultima cosa, che stamattina, prima di venire qui, sono andato sulla tomba di Ciccio Francesco. Sono andato a portare e è stato ucciso Ciccio sulla sua tomba a tre palloni, alla maglia della Juventus. La sorella ha chiesto se andavate a portare un fiore su quella tomba. Voi non potete farlo oggi. L'ho portato io questa mattina a nome vostro per ricordare Ciccio, che amava lo sport pulito. E ora vi presento un papà e una mamma, che il loro figlio, 11 anni, è stato ucciso sul campo del Crotone, mentre due passi sparavano un proiettile alla testa. Siete venuti qui anche per dare speranza ai testimoni, a quei coraggiosi persone che hanno perso le persone care. Diamo un calcio alle mafie insieme. Fuori gioco, fuori gioco. Sono il papà e la mamma del nostro Domenico Gabriele, 11 anni, ucciso sul campo del Crotone.
hanno ucciso il papà con l'autobomba. Noi, a nome di tutti i familiari qui presenti, vi voglio abbracciare. Gattuso, l'ultimo. E ora vi presento un rappresentante della prima cooperativa che si è aperta sui beni confiscati alla 'Ndrangheta, dove si produce un ottimo olio che vi faremo poi avere per i pranzi della nazionale. Ecco, sarà l'olio che arriva da questi territori. Vi presento la cooperativa, che è un segno che è possibile, non dimenticatelo mai, è possibile! Noi siamo oggi commossi, ma siamo anche molto molto orgogliosi. Siamo orgogliosi come Federazione Italiana Gioco Calcio, siamo orgogliosi come staff tecnico, come nazionale, siamo orgogliosi con i ragazzi su questo campo, con i palloni, perché capiamo che questo è un modo per trasferire una battaglia per la legalità, per i valori, per una dimensione di un paese unito. E noi dopo domani festeggeremo questa Italia unita, i 150 anni dell'Unità d'Italia a Roma. Siamo venuti, e concludo rapidamente, con un nostro importante testimonial. È della Calabria, ma è nostro. È Rino Gattuso, che rappresenta da sempre la dimensione dei valori, la dimensione della tradizione, la dimensione della speranza di questa regione. Io sono un ragazzo di Polistano, un comune qui vicino, che da anni faccio un percorso di legalità insieme a Don Pino De Maschi, che è referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. Credo che la lotta alle mafie sia una questione di dignità e di diritti, che purtroppo sono calpestati quotidianamente. E la mafia è quell'organizzazione che più di tutti ci priva dei nostri diritti e della nostra dignità, ed è per questo che è importante essere uniti contro le mafie.